Momo. Vediamo, nuovo capitolo, nuovi ricordi? Sì, due. Proprio una discarica. Niente di utile. Niente, tutta scena a quanto pare. Andiamo. Riesca a crederci, hai trovato Doc e recuperato il Defluxor. Con questo nelle nostre mani possiamo metterci sulle tracce di Zbaltazar. Andiamo. City Technical Network. La stessa scritta che c'era all'esterno. Sta zattera è composta da tubi. Questo posto mi dà i brividi. Dai, Metro 2033 Cat Edition. Non so se è una buona idea miagolare qui. Meglio rimanere in silenzio e sperare di attirare l'attenzione degli Zurk. Ostacolo, ovviamente. Dovrò pensarci io. Ok, no, io non mi immergo. Ah, ok, no. Se si trattava di nuotare non se ne parla. Sono un gatto. Non esiste. A parte che sta roba fa schifissimo. Se anche fosse stata acqua cristallina, non se ne parla, sono un gatto. In realtà i gatti sono dei buoni nuotatori. Eh no, qua serve pollice opponibile. Sono dei buoni nuotatori, ma in genere non gradiscono l'acqua, ecco. Oh, porca! No, non lo zoom. Ah, mi spara flash. Ok. Poi vabbè, ogni gatto ha il suo carattere, le sue preferenze. Quindi magari c'è chi adora sguazzare nell'acqua. Sai che devo sbarazzarmi tutti questi. Oh, ma dai! Tempo. Muovo anche a te. Meno male allontanato tanto dai bassi fondi. Te accanto non ho neanche paura. È l'effetto dei gatti. Chi ha visto la mia serie su Amnesia The Dark Descent sa che il punto debole degli horror sono i gatti. Questa frase sembrerà estremamente strana a chi non ha visto quella mia serie e quindi non sa il significato di questa frase. Meno male allontanato, sì.
Posso puntarlo fino a lì? Perde di intensità, ovviamente. Comunque, tornando a ciò che ho detto qualche video fa, il fatto che spalancare la città sarebbe una brutta idea perché così i Zurk avrebbero accesso al resto del mondo, e se davvero sta rinascendo sarebbe un casino. In realtà, se sti cosi sono davvero così tanto fotosensibili alla luce ultravioletta e quindi anche magari ai raggi solari, ovviamente non queste luci qui nel sottosuolo, ma raggi solari, allora il problema non sussiste, perché morirebbero anche qualora dovessero riuscire a uscire. Che caspita hai combinato, uomo? Tutta questa vecchia ferraglia è rotta. Penso non ci resti che aprirla manualmente. Vediamo se indovino, dovrò occuparmene io. Ah! Caspita, quanto sei forte, Momo! Forse può aprirla solo... Già hai capito tutto. Presto, salta sotto la porta, non reggerà a lungo. Te pareva. Non posso accompagnarti, ma continuerò a cercare una via d'uscita. Quando dovrai Sbaltazar e Clementine, di loro che sono stato coraggioso. Sì, ma... pessima idea separarsi. Perché lui adesso è senza il raggio. E io sono appena entrato nella tana dei lupi. Beh, sai, in un certo senso sti cosi sono meno peggio dei lupi. Questa musica misteriosa. Aspetta, credo di qua si prosegua, quindi magari... Oh, che cacchio è successo? Magari qui... No, non... posso scendere. No, da sotto non ci si passa, va bene. Così, non è che... meglio non fidarsi. Oh, e quanti siete? Caspita! Non ciucciatemi il sedere! Oh, 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 oh. Davvero poco. Ne è valsa la pena? Dai, deve esserci un ricordo qui. Esattamente. Il sistema delle fogne. Sì, adesso ricordo. L'acqua pulita scarseggiava. La città era rifornita da enormi macchinari che scavavano nelle viscere della terra. Addirittura. Come ogni altra cosa, era razionata per bastare anche in tempi di magra. Lo scienziato mi mostrò i progetti delle cisterne d'acqua. Sono così grandi da potervi incapsulare un intero edificio. Ok.
e questa deve essere una cisterna, appunto. Nessun segno di Spaltazar e Clementine. Ste fogne sono immense comunque. La struttura era di 400 e qualcosa metri e c'è un piano base, i bassifondi e una parte alta, e credo che anche quella sia collegata allo stesso sistema fognario, quindi è normale che sia così immenso. Comunque queste uova ricordano tanto Alien o Alien, che dir si voglia. Non sbocciate, per favore. Se vado pian pianino, ok. Se faccio schiudere anche solo un gruppettino, poi diventa una reazione a catena perché devo muovermi per evitarli e... casino. Caspita, niente panico, niente panico. Ok, beh, forse un po' di panico mi è concesso. Mollatemi. Ok. Li cuocio al microonde. Vediamo il prossimo ricordo se ha uno sfondo che magari... Ah beh sì. Tutto estremamente chiaro. Beh, c'era un alone giallo. Un po' come qui. Musica un po' dubstep, però non mi fa andare lì. Oh no, sono scemo. Ogni tanto mi viene da premere questo perché è le due. Il mio cervello lo associa più facilmente all'idea dello sparare, perché di solito è questo il grilletto anziché l'L1. Questa è nuova. Mi osservano? Sì, mi osservano. Per caso ogni volta che ci sono quei tremori sbucano nuovi cosi? Sì, mi osservano. Che accidenti sono? Beh, devono far parte dei... i cosi. I Zurk, anche se... Thank you.
così strani rispetto a loro. Comunque sì, ogni volta che ci sono le scosse, sti cosi piovono da non si sa dove. Meglio sbrigarsi. Oh no, fatto la cavolata. State lontani. Saltano per di qua, ottimo. Aspetta, mi ha dato il checkpoint, quindi probabilmente di qua si prosegue. Colore giallino. Sa che siamo vicini al ricordo, yes. Vediamo se P12 sa qualcosa di sta porcheria. Questa sostanza cresce ovunque vi siano gli Zurk. Ok. A cosa è composta? Sembra pulsare come se fosse viva. Secondo te siamo all'interno di un gigantesco organismo? Mi fa capponare i frame. L'interno di un grande organismo. Beh, no, aspetta, noi sappiamo che siamo dentro il cilindro che contiene la città morta. Semmai qui dentro sta crescendo anche sta porcheria. Di certo non è una cosa bella, ma è un po' meno brutta rispetto allo scenario che siamo dentro la pancia di qualche schifosa balena in una versione di Pinocchio rivisitata e più schifosa. Chissà come sta Momo. Se incontra dei Zurk è spacciato. Forse serve anche l'altra. Te pareva? Non ha senso perdere tempo. Oh, accidentaccia a voi. CT Technical Network. Cavolo, è davvero immensa ed estesa ovunque. Thank you.
speriamo sia solo un surriscaldamento temporaneo. Sono abbastanza a prova di idiota queste sequenze in cui bisogna scappare. Giusto per mettere un po' di... finta azione. Ma va bene anche così, per carità. Abbiamo un serio problema. Dobbiamo sperare di incontrare Baltazar e o Momo. Loro magari potranno fare qualcosa. Ah! Ma ciao! Era buio, ero solo. Sembrava di essere tornato nella rete. Ma tu mi hai salvato. Grazie, amico mio. Attingere a tanta elettricità ha messo a dura prova il mio processore. Il defluxor è completamente distrutto. Ah, caspita. Dovremmo fare attenzione. Beh, almeno si è ripreso, dai. Oh, che schifo. Dovrò passare 20 ore a leccarmi il pelo prima di potermi sentire di nuovo pulito. Salve. Baladin, bel nome. Un viandante riemerso alle fogne. Non se ne vedeva uno da secoli. Sei stato tu a contattarci prima? Il piccolo oltreggioso? Baltazar l'oltreggioso ti sta aspettando e a meditare in cima al villaggio. Il villaggio della fogna? Villantenna. Bel nome. Questo macchinario, lo scienziato che assistevo ne aveva uno simile. Era malato. Questa era la sua ultima speranza. È entrato nel macchinario. Ah, questa capsula, sì, si vedeva. È dove abbiamo trovato B12. Ma io non ero con lui. Era solo. Cosa stava facendo? Si è trasferito all'interno del computer e poi tutto è cambiato. Ma con il trasferimento qualcosa è andato storto. È rimasto bloccato per centinaia d'anni. Fino alla comparsa di un micio. E quindi sei tu? Lo scienziato, no? Possibile? Ero io lo scienziato. Beh. Sì, insomma. Scontato, ma va bene anche così. Io ero umano. Mi serve un istante.
Beh, non è che era scontato, è che sai, quando giochi a tantissimi giochi, tante storie, inizi a fare tante di quelle ipotesi che poi più delle volte o ci azzecchi o ci vai vicino, c'è poco da fare. Che? Scusami, io servo un attimo, non ho molta voglia di parlare adesso. Sì, va bene. Volevo solo... No, non mi fa aprire la cosa per controllare i ricordi. Buttiamo giù un po' di pittura. Ma sì, dai. Siamo o non siamo dei gatti pestiferi? Ah, oh, caspita, però a questo forse gli serviva la pittura. Sai che adesso non ci parla più con me? O forse non parla con me perché è distratto a dipingere, quindi se gli tolgo la pittura... No, sa di aver fatto dei gran casini diplomatici, non posso più rimediare. Salve gente, spiace se mi faccio le unghie? Questa è la mia firma, Stray è stato qui. Ma... Adesso anche questi non mi parlano? Che caspita, forse... Ma... Ah no! È andato in sciopero B12, quindi non posso parlare con loro. Cavolo. Beh, comunque è strano che non reagiscano, non gliene frega niente. Di sano contatto con la natura. Che co... Sono in vena di chiacchierare al momento. Perché mi spunta sticona? Prendi pianta viola, ma per ora non posso. Beh, per carità, capisco lo shock che deve essere per B12. E anche questa è fatta. La mia guerra contro i divani continua. Per ora sto vincendo alla grande. Villa Antenna, quindi non siamo nella parte superiore. Ah! Questo è un qualche rifugio costruito a metà strada magari, fra i sobborghi e la parte superiore, giusto dopo le fogne. Cos'altro ho dimenticato? Dopo aver avuto dei genitori, degli amici, che ne è stato di tutti? Volevo spalancare la città, ma sarà rimasto qualcuno da salvare? Aveva promesso a qualcuno di andare in quel posto, quello della cartolina. Chi sarà quel qualcuno? Parente, amico.
E questo cos'è? Sì, c'hai proprio ragione, guarda. Ehi, non lo sapete che non bisogna mai interrompere la meditazione trascendentale altrui? Oh, sei tu. Prima eri con Momo quando abbiamo ricevuto la chiamata. Lieto di incontrarti finalmente, piccolo oltreggioso. Conosci Momo e Doc, perciò sei già pratico di noi oltreggiosi. Mi mancano. Il loro ricordo mi infonde pace. Momo è rimasto nei bassi fondi. Ho sentito che hai collaborato al ritrovamento di Doc. Quanto a Clementine... Aspetta, in che senso è rimasto nei bassi fondi? Quindi davvero lui poi è tornato indietro da quel punto lì? E poi ha parlato con lui via radio? O questa è una supposizione che sta facendo Sbaltazar, che però ha senso, effettivamente. Quanto a Clementine... Si trova nell'infracittà al momento. Se vuoi ancora vedere l'oltre, lei è la sola a poterti condurre. A quanto pare una specie di piano per lasciare la città. Cioè, quindi sono tutti separati alla fine. Vabbè, Doc è rimasto imprigionato lì. Momo aveva deciso alla fine di non partire con loro, anche se poi se n'è pentito. E loro due poi si sono separati. Perché lui è rimasto qui e lei è andata avanti? Tieni, prendi questa. Ho scritto il suo indirizzo sul retro della foto. Per raggiungere l'infracittà, scala il nostro piccolo villaggio. Dovrebbe essere semplice per un tipo agile come te. Se dovessi raggiungere l'oltre, saresti il primo in assoluto. Ti augurerei buona fortuna, ma non ne hai bisogno. Io credo in te. Scusami se prima mi sono spento. Sono umano, probabilmente l'ultimo rimasto al mondo. E guarda cosa resta di me. Ho ricordato molte cose, ma quante ne ho dimenticate. Forse se troviamo Clementine potremo sia ripristinare i miei ricordi sia riportarti a casa. Possiamo tornare di sotto e scoprire di più sui compagni oppure proseguire verso l'infracittà. No dai, facciamo quattro chiacchiere. Ma forse lui è rimasto qui non per scelta ma per costrizione? Perché il suo corpo ha ceduto e quindi si è fatto collegare... a sti venti televisori e... ha abbracciato la via della scelta. Oppure non è stato un incidente, un cedimento strutturale del corpo, ma una sua scelta perché, boh, alla fine ha capito che non voleva più vedere l'oltre. Sembra un po' fiacca come cosa, eh. Questo cibo è terribile, ma non c'è altro in giro. Toccherà allentare i bulloni sul davanti se continui a mangiare questa porcheria. Sì, vabbè, tutte frasi, tutte cose dette per imitare gli umani. Vabbè, almeno... passano il tempo. Mi chiamano tutti chef... Lattavacciolo. Oh no, non ci credo. È mica un riferimento a Cannavacciuolo. Vabbè, complimenti ai traduttori, suppongo. Specializzato nel ricondizionamento degli avanzi. Ah, bene. Specialità del giorno, ramen J45 con il mio ingrediente speciale. Scusami. Chi ti ha parlato del mio ingrediente segreto? Scusami, RJ45 non era tipo uno standard dei cavi per la connessione internet? O dico cavolate?
Qualcosa di utile nascosto qui? No, solo un tappeto da vandalizzare. Ormai lo sappiamo che queste interazioni in buona parte sono giusto per chiacchierare un pochettino. Però si può anche scoprire qualche curiosità. Vediamo un po', adesso che si è calmato, manca un ricordo. Ok. La foto di Clementine e Baltazar. Ci ha chiesto di trovarla, anche lei fa parte degli oltreggiosi. Oltre c'è una sequenza di simboli sul retro della foto. Da grande voglio essere come zia Clementine. Volevo partire in esplorazione come lei, ma gli adulti ci hanno proibito di lasciare Villa Antenna. Oh, è là. È da molto tempo che non si vedeva un visitatore. Insomma, a eccezione di quei dannati Zurk, naturalmente. Ti immagini se potessimo sfruttare la loro energia? Mettendoli a correre in una ruota o simili. Che spreco di potenziale. Beh, se fosse possibile addomesticarli. Zurk elettrici ovunque. Non erano queste le scritte? Oh sì. Questo linguaggio, i robot da compagnia lo hanno creato dal nulla. Impressionante. Ricordo quando è successo. Ero già nella rete. Non saprei dire bene quando, ma all'improvviso tutte le forme di comunicazione hanno adottato questi simboli. Sono rimasto intrappolato da solo in un computer per molto tempo. Quindi ho tradotto ogni simbolo, ogni parola, fino a poter comprendere tutto. Adesso che sono libero e conosco la loro lingua, sono curioso di scoprire cosa hanno da dire. Andiamo a prendere il fiorellino. Non ho idea di che cosa possiamo farcene, ma va bene. Carini quei fiori. Da qualche parte deve esserci un robot che li adorerebbe. partite a 6. Non rivelare a nessuno che sono programmato per vincere a questo gioco. Beh, allora c'è da fare i complimenti a quello che ti ha battuto 6 volte. Non essendo programmato per vincere a questo gioco. Statisticamente avrei dovuto vincere almeno 8 volte. Così divertente, non so perché. Adoro il profumo di vernice fresca. Ma guarda com'è contento in faccia. Mi fa pensare a... Oh, aspetta. Non possiedo l'olfatto. Che tristezza. No! Ah, miagolando passa tutto. May è nel suo periodo decostruttivista, a suo dire. Scommetto che diventerà una grande artista. Se solo potesse fare pratica altrove. Sapevi che ci sono oltre 900 sfumature di vernice bianca? Non dirlo a nessuno, ma sto cercando la mia personale sfumatura di vernice. La chiamerò marrone immondizia. Ho appena visto in lontananza quei due soggetti.
Ciao ragazzi. Era un robot scampanatore molti cicli fa, ma mi sono riconvertito in un cacciatore di tesori. Non lasciarti ingannare dal nome. È un lavoro macabro e pesante, come questo braccio che ho appena trovato. Povero diavolo, che la ferraglia gli sia lieve. C'è chi la chiama spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Ok. Restano sempre tutti stupefatti. Oh mio Dio, questo gatto miagola, incredibile. Oh, pianta rossa. Sto facendo un mazzo variopinto. Il suono corroborante della spazzatura che cade, scintillante cascata, scevra di pericoli. Che posto incantevole per lavorare i miei versi. Ecco, ascolta. Oh, possente cemento, laddove tutto rimbomba, è in te che troverò la mia tomba. La trovi troppo altisonante? Poeta contemporaneo in un mondo a scatafascio. Beh, credo di aver visto tutto e parlato con tutti. Posso fare? Ah, che carina sta cosa. Ultimo saluto. Dovresti cercare Clementine, mi auguro che non le sia accaduto niente. Arrampicati in cima, sì. Non lo so, perché non hanno spiegato con qualche dialogo perché si sono separati? Cioè, senza spiegazione sta cosa non ha molto senso. Ehi, bello, come va? Sapevi che zia Clementine ci ha insegnato a coltivare delle piante particolari che non necessitano di luce solare? Ne ho un enorme assortimento, vuoi vedere? Mancano ancora dei colori però. Manca una pianta gialla, una rossa e sì, una viola. Se solo qualcuno agile come te potesse procurarmele. Ecco a te. Oh, ho sentito che è una pianta rara, grazie. Potresti donarmi anche l'ultima per piacerissimo? Oh wow, è bellissima, grazie. Potresti donarmi anche l'ultima, ok. Il giallo. Che ce l'hai nei vasi e manco te ne sei accorto, no? Mi annoio. Qui un tempo zia Clementine ci faceva lezione. Imparavamo un sacco di roba fichissima. Tutti hanno in gran considerazione Clementine, quindi boh. Prima del suo arrivo i robot qui erano un po' tonti? Non so, poco istruiti? Oh. Trovata. Grazie, bello. Adoro il colore. Le trovate tutte? Grazie mille. Tieni, prendi la mia spilla come ringraziamento. Sa se ste robe hanno qualche utilizzo. Tutto un altro aspetto. Beh, stammi bene, amico, ci vediamo. Forse ste cose sono solo achievement personale. Vabbè, proseguiamo il nostro viaggio. Sembra quasi di sentire degli uccelli, ma
possibile.